Ehi ciao, io sono Giulio e questo è il secondo episodio della serie di tutorial su Arduino. Nello scorso episodio abbiamo fatto una breve introduzione sulla scheda di Arduino e oggi faremo qualcosa di più pratico, quindi vedremo come è strutturato il codice e come far funzionare un LED. Iniziamo subito. Allora, siamo già qua sull'IDE di Arduino, quello che abbiamo scaricato nella scorsa puntata, e vediamo appunto come è strutturato questo codice. Allora, questi commenti li possiamo levare. Allora, come vedete, ci sono due parti principali. Un setup e un loop. Queste sono due funzioni necessarie al funzionamento di Arduino. La funzione setup, come dice il nome, viene richiamata un'unica sola volta quando viene acceso l'Arduino. Specialmente si utilizza per dichiarare i vari pin, variabili o cosette varie. Il loop invece è la funzione in cui all'interno andremo a scrivere il programma vero e proprio. E appunto, come dice il nome, viene eseguito in loop, quindi esegue una prima volta il codice e quando è terminato lo ricomincia da capo. Riesegue il codice e lo ricomincia da capo. E andrà avanti così finché non stacchiamo la corrente al nostro Arduino. Iniziamo a vedere un codice molto molto base di Arduino, cioè come far lampeggiare un LED. Allora, qua abbiamo il nostro Arduino, questa scheda qua. Abbiamo parlato nella scorsa puntata di tutti i vari pin e tutte le varie funzioni che appunto ha questa scheda. Oggi andremo a vedere come far funzionare un LED integrato in Arduino, perché sì. Arduino di default ha un piccolo LED integrato. Nell'Arduino 1 si trova esattamente qua, questo qua, quello con la lettera L, che appunto indica LED. Andiamo a vedere come far accendere quel LED a intermittenza, quindi un secondo acceso, un secondo spento, un secondo acceso e un secondo spento. Allora, quindi ritorniamo al nostro codice. Nel setup dobbiamo inizializzare il pin in cui si trova il LED. E per farlo dobbiamo scrivere pin mode, e quindi definisci la modalità del pin. Aperte tonde e come primo parametro appunto dobbiamo mettere il numero del pin. E come avevo detto però il LED non è collegato a nessun pin perché è quello integrato in Arduino. E anche se non si nota sappiamo che quel LED è collegato al pin numero 13. Quindi noi scriviamo pin 13, virgola, e qui ora dobbiamo inserire input o output, in base appunto se il componente che abbiamo collegato a quel pin è di input o di output. Nel nostro caso, essendo un LED, gli dobbiamo dare corrente e quindi sarà un dispositivo di output. Chiudiamo tonda, punto e virgola. Ok, quindi in questo modo abbiamo definito la modalità del pin 13 come output. Ora andiamo nel void loop, dove andremo a scrivere effettivamente il nostro codice. Piccola premessa però, il pin numero 13 è un pin digitale, quindi appunto il nostro LED sarà alimentato digitalmente. Questo vuol dire che sarà o acceso o spento e non avrà dei valori in mezzo. E quindi andiamo a scrivere, essendo digitale, digital write, quindi scrivi in digitale, aperte tonde, sempre il numero del pin, che nel nostro caso appunto è il pin numero 13, virgola, e ora qua dobbiamo scrivere height, cioè se gli vogliamo dare corrente, è corrente alta, cioè acceso, oppure lo, quindi spegnerlo. Nel nostro caso vogliamo che si accenda, quindi scriviamo height. Molto bene. Direi prima cosa di provare questo codice per vedere se funziona. La prima cosa che dobbiamo fare è collegare il nostro Arduino tramite il cavo USB al computer. Quindi lo colleghiamo e come vedete si è acceso il LED di alimentazione. Eccolo qua. Molto bene, una volta fatto possiamo tornare sul nostro Arduino IDE, andare qua in strumenti, selezionare la nostra scheda, che nel mio caso è già selezionata, Arduino 1, e la porta, COM3. Molto bene, una volta fatto siamo pronti a caricare il codice sulla scheda. Quindi clicchiamo su questo pulsantino qua, lo salviamo, gli diamo magari un nome, LED, e come vedete lo sta compilando. Una volta fatto, caricherà appunto questo codice sull'Arduino. Attendiamo un attimo, eccolo qua. Molto bene, caricamento completato. E infatti, come vediamo, il nostro LED, eccolo qua, si accende. Molto bene, direi che funziona alla grande. Ora vediamo però come farlo accendere a intermittenza, quindi appunto un secondo acceso, un secondo spento, un secondo acceso e un secondo spento. Ritorniamo qua nel loop e una volta acceso il LED, dobbiamo farlo restare acceso appunto per un secondo. Per farlo usiamo la funzione delay, quindi attendi. Tra parentesi gli dobbiamo inserire il tempo da attendere, in millisecondi, che nel nostro caso appunto è 1000, un secondo. E quindi questo codice farà accendi il LED. Aspetta un secondo, poi dobbiamo spegnere il LED, quindi facciamo sempre digital write, quindi scrivi in digitale, nel pin 13, low, quindi spegni il LED. Una volta spento, dobbiamo sempre attendere un secondo.
Una volta che avrà atteso un altro secondo, ricomincerà da capo. Quindi accenderà il LED, attenderà un secondo, lo spegnerà, attenderà un secondo e così via. Direi di provare. Quindi lo carichiamo. Molto bene. E come vedete il LED ha iniziato a lampeggiare. Ottimo. Questo è il primo esercizio super semplice da fare con Arduino. Ma adesso lo complichiamo leggermente. Invece di accendere il LED integrato con Arduino, vediamo come collegarne un esterno. Perché infatti sì, appunto, attraverso i vari pin possiamo collegare un LED esterno. Allora direi innanzitutto stacchiamolo così non facciamo danni. E per fare ciò ci serviranno diverse componenti. L'Arduino ovviamente. Poi ci servirà una breadboard, cioè una piccola board dove ci sono vari buchi in modo da collegare i vari componenti. Ci serviranno poi un paio di cavetti, eccoli qua. Un LED ovviamente, che nel mio caso è di colore bianco. E poi una resistenza, che appunto ci permetterà di non bruciare il LED. Ma vediamo ora come montare il tutto. Per prima cosa però vediamo come funziona questa piccola board. È molto semplice. Allora, come vedete ci sono due file qua sopra e due file qua sotto. Tutti i pin in una stessa riga sono collegati. Questo vuol dire che se collegherò questo cavetto qui e ne collego un altro per esempio qua, i due cavi saranno in contatto. La stessa cosa vale per la fila di sotto, quindi qui e qui per esempio, uguale qua sotto. All'interno invece però funziona al contrario, cioè sono collegate solo le colonne. Quindi questo pin qua collegato a questo pin qua per esempio. Attenzione però che le colonne qua sotto sono separate, quindi se collego questo cavo qui i due cavetti non saranno minimamente in contatto. In questo caso i fili non sono in contatto perché sono di due colonne differenti. Ok, quindi fatta questa piccola premessa, direi di iniziare a montare il tutto. Allora, come vedete, questo LED ha due gambine, una più lunga e una più corta. C'è differenza, appunto. La gambina più corta andrà al polo negativo, mentre quella più lunga al polo positivo. Quindi direi di attaccare immediatamente questo LED alla breadboard, in due colonne separate, ovviamente, perché altrimenti sarebbero in contatto. E il primo cavetto, magari nero, lo colleghiamo dal polo negativo, quindi qua, cioè dalla gambetta corta del LED, al ground dell'Arduino, quindi questo pin qua, GND, in questo modo. Molto bene. L'altro cavetto invece lo andremo a collegare a uno di questi pin digitali, per esempio al pin 12, eccolo qua. E prima di collegarlo direttamente al pin del LED, quindi qua, dobbiamo metterci in mezzo una resistenza, perché appunto cercheremo che il LED si bruci. Quindi prendiamo questa resistenza e mettiamo un polo nel pin del LED e l'altro in un'altra colonna. In questo modo. E questo cavetto rosso appunto lo collegheremo qua. Molto bene, abbiamo fatto tutti i collegamenti, molto semplice. Quindi il cavetto nero va al ground e il cavetto rosso ha un pin digitale, che nel nostro caso è il 12. Nel nostro codice però dobbiamo modificare una cosa, perché prima abbiamo impostato il pin 13, che appunto era il pin del LED integrato, ma in questo caso abbiamo collegato il LED al pin numero 12 e quindi dobbiamo cambiare tutti i vari valori. Quindi impostiamo il LED 12 come output, accendiamo il LED, attendiamo un secondo e poi lo spegniamo. Ok, colleghiamo l'Arduino e proviamo a caricarci il codice. Quindi andiamo qua, carica. E vediamo se il LED si accende a intermittenza. Beh, direi che funziona. Ottimo. Ok, molto bene. L'ultima cosa che vi dico oggi è come utilizzare le variabili. Perché appunto, anche nel linguaggio di Arduino, esistono appunto le variabili. Quindi per esempio possiamo creare una variabile di tipo intero e dargli per esempio un nome pin LED. E gli impostiamo come valore 12. Questa variabile, quindi pin LED, possiamo mettere al posto di tutti questi vari 12 per appunto indicare il LED. Il funzionamento del codice non cambierà assolutamente, ma magari se un giorno vorremmo cambiare il pin in cui è collegato il LED, invece di cambiare tre valori ci basterà cambiare questa semplice variabile. Quindi magari al posto di 12 possiamo mettere 9. Ok, bene, direi che per oggi è tutto. Spero di essere stato chiaro, ma nel caso fatemi qualsiasi tipo di domanda nei commenti. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, io vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao!